marzo sono venuti a mancare i tuoi nonni, Rosario Folcini e la sua moglie Elena. Eravamo ancora agli inizi della pandemia e quindi non mi aspettavo qualcosa di così grave. E sicuramente la morte di mio nonno in particolare è andata un po' a destabilizzare un po' la tranquillità che avevamo in famiglia. E successivamente, con poco tempo, dopo, è morta mia nonna, che era positiva al coronavirus. E la cosa pesante che riguarda mia nonna è che è morta in ospedale da sola, perché non poteva. Nessun parente poteva trovarla a Pavia. Questa esperienza del coronavirus ha avuto conseguenze anche nella vostra vita familiare? Dobbiamo andare ogni sera da mia nonna a dargli le medicine, perché comunque lei ormai con la sua età si perde e comunque andare là non si vede nessuno per la strada e quindi già un po' di malinconia ti sale. E soprattutto il fatto di essere magari un portatore sano, perché comunque mio padre e mia madre hanno lavorato per lungo tempo anche durante questa epidemia. Andare là e rischiare anche di contagiare lei, poi lei ha 87 anni, il rischio è vero e concreto e ti fa star male anche perché quando entri devi dirle di allontanarsi il più possibile da te per non rischiare, magari ti viene un colpo di tosse, ce l'hai, basta. E non è una cosa tanto bella da vivere, anche lei si vedeva che non era tanto felice di essere lontano, non poteva venire lì ad abbracciarti o darti il solito bacio di quando arrivi o te ne vai. Il 18 aprile è nata mia sorella da parte di mio papà, essendo i miei divorziati. E il fatto che non ho potuto vederla, non sono neanche potuta andare a guardarla solamente in ospedale, nonostante lei fosse stata a Treviglio, fosse nata a Treviglio per problemi per gli ospedali, mi ha portato un po' di malinconia. È strano vedere una nuova persona, è strano comunque dover accettare un'altra sorella, soprattutto 19 anni meno di te. E il fatto che non la posso neanche vedere, non la posso neanche tenere in braccio e far vedere che comunque ci sono e che sono sua sorella è difficile. Sono cambiate le modalità di espressione, no, dell'amicizia. Meggy, anche tu avevi messo in evidenza questa cosa. Sì, nel senso che io le mie amiche più importanti, comunque a cui sono più legata, non le vedo da inizio febbraio perché sono andata a fare l'alternanza di 2 settimane e contavo nel tornare a scuola per poter dopo raccontare loro, comunque anche ai miei compagni di classe, come è stata questa esperienza. È vero, sento le mie amiche tutti i giorni, facciamo le videochiamate, però comunque manca il contatto, nel senso magari si potesse abbracciare quando magari una si sente più giù e una giornata no, e quindi non poter di vedere, ecco, questa cosa che mi è pesata molto, e anche in questo periodo sto sentendo un po' il fatto che si sta avvicinando, c'è il mio compleanno, e se fossi stata a scuola avremmo iniziato magari a parlare, come organizzarci, se magari andare a mangiare fuori una pizza o andare a ballare, e invece quest'anno lo passerò con i miei genitori, come ho sempre fatto, però mi manca l'aspetto, cioè il loro affetto, il loro abbraccio, i loro auguri. Voi avete vissuto anche una limitazione della vostra libertà, non personale, libertà di movimento. Quali sono gli aspetti che hanno pesato di più nella vostra esperienza? La limitazione di libertà potrebbe essere il fatto di non poter più vedere la mia ragazza, fosse anche soltanto nel fine settimana. Possiamo vederci solamente tramite videochiamata e non abbiamo potuto festeggiare il nostro primo anno insieme, tra le altre cose. E anche il fatto di non poter magari uscire il sabato sera con degli amici, anche semplicemente per una passeggiata che ormai sembra quasi sia diventata tentativo di omicidio, cercare di vedersi fisicamente con altre persone. Cose che prima davo per scontate, che invece adesso mi trovo a non avere più, e adesso che mancano, invece si sente. Essendo sempre stato un po' un nerd, adesso mi ci sono buttato anche un po' troppo e ho conosciuto gente nuova, mi sono confrontato, abbiamo parlato delle nostre vite. Cioè, c'era in questi giorni c'è questo ragazzo che sta parlando con noi, che ci parla anche della sua difficoltà che adesso è in famiglia, che vuole divorziare, che questo periodo è davvero brutto per lui. Cioè,
ci confidiamo tra di noi, io ho parlato della mia incertezza del futuro. L'unica cosa che mi sta pesando davvero in questo momento è stare in famiglia, perché va bene avere il tuo gemello, che è il tuo migliore amico e tutto, però comunque noi siamo in sei, stare in sei in casa è davvero pesante. Però mi viene anche in mente ieri che eravamo a pranzo e abbiamo iniziato a ricordarci tutte le vacanze che abbiamo fatto tutte le estati precedenti, da quando eravamo bambini, tutti i campeggi, gli hotel in cui siamo andati, tutte le vacanze, è stato un momento piacevole. Mi sono ricordato certe cose che manco mi ricordavo. Matteo, tu sei uno sportivo, quindi in questo periodo non hai potuto continuare i tuoi allenamenti, no? Come hai vissuto questo momento? Anche dal punto di vista dello sport ci sono state delle restrizioni che hanno colpito maggiormente gli sportivi, e dal punto di vista delle restrizioni ho avuto anche da quel punto di vista lì, abbiamo avuto delle restrizioni dal punto di vista, che ne so, degli amici, perché anche all'interno del gruppo della squadra si erano creati delle amicizie vere e proprie, delle amicizie che ormai andavano avanti ogni settimana. Voi adesso state seguendo le lezioni online, no? E com'è l'esperienza della didattica a distanza? Come valutate questa esperienza? Il mio rendimento scolastico è peggiorato moltissimo. Non penso sia tanto per il fatto della didattica a distanza, perché comunque è utile. Semplicemente mi trovavo più produttivo in un ambiente scolastico in cui fossi fisicamente insieme ad altre persone. Alessio, per te com'è stata? Quali sono state le difficoltà maggiori? Personalmente, a livello di medie, sono più o meno simili. Però ammetto che il fatto anche solamente di avere una ricerca o qualcosa da fare, continuo a dire, vabbè, sì, intanto sono in casa, non ho niente di meglio da fare, la faccio dopo. E spesso arrivo a farla due giorni prima o anche il giorno prima stesso. Perché comunque ho tanto tempo libero, sono in casa, ho i giochi, ho un coniglio ad esempio, è stupido da dire, ma mi metto lì a giocare col coniglio. Io le prime volte per me è stato veramente difficile mettermi al computer e non potervi vedere, tanto perché ero presa da questa angoscia che mi durava tutto il giorno e anche profondamente la notte. Poi quando mi collegavo di non vedervi, veramente mi veniva quasi... mi emozionavo e per quello che tentavo sempre di vedervi, anche perché la mia vita è quella di essere, cioè io sono principalmente un insegnante prima ancora, no? Di tante altre cose, e non vedere, non essere lì e potervi vedere, poter sapere, perché io cioè quando entravo in classe guardavo uno, guardavo l'altro, immaginavo, cercavo di capire che stato d'animo aveva uno studente e l'altro, uno sguardo, una parola, insomma cercavo sempre di distribuire un po' e di avere la sensazione di dove eravate, e questo me lo dicevano lo sguardo e il contatto, no? Un contatto visivo. Cavoli, così per me era venuto a mancare l'aspetto più importante del mio lavoro. E questo ha messo in difficoltà anche la mia identità. Io mi sono resa conto a un certo punto, dicevo, ma io chi sono? Una qua che cerca di parlare, di farli alzare al mattino, di farli interessare. Questo mi ha messo veramente in crisi. Per me, io ho fatto alcune settimane in cui dicevo voglio cambiare, non voglio più fare l'insegnante, così io non sarò, non andrò più avanti così. E in effetti è quello che spero, è che le cose cambino, perché io non voglio fare l'insegnante al computer, assolutamente. Ma poi perché mi rendo conto che i ragazzi arrivano a scuola principalmente non tanto per imparare, ma per stare insieme agli altri. E poi imparavano magari a stare insieme agli altri, no? Però la prima cosa era quella di far pasticcio, di essere anche sgridati, perché giustamente ognuno può fare proprio parte, no? Però i ragazzi vengono a scuola per stare insieme. E da qui pian piano imparare tanto, no? La relazione è quello che manca di più, perché il nostro lavoro è fatto di relazione, è basato sulla relazione, e non si può essere insegnanti a distanza, parlare davanti a un computer. Manca proprio il rapporto con i ragazzi, manca il guardarli, mancano le battute a volte, il momento di pausa, manca tutto, così veramente manca tutto. Si perde completamente, è snaturato, la scuola così è snaturata, non è scuola.
ci sono giorni in cui proprio non riesco ad alzarmi dal letto per dire non voglio fare niente, eppure voglio ho compiti da fare magari il giorno dopo. Io continuo ad avere delle scadenze ben precise, a dire ok, oggi devo fare questo, adesso non ce l'ho e mi viene difficile, che poi io mi distraggo veramente facilmente. È dura, è molto dura per me. Prima, se fossimo stati in classe, se dovevamo discutere di qualcosa, ti veniva più spontaneo. Invece magari adesso è lei che sta parlando e è brutto, cioè, a un certo punto attivare il microfono per interrompere il discorso. A me piace che alcuni professori si impegnano anche a fare la lezione non così, cioè mi viene in mente il santo fa sempre mezzo e parla un po', racconta di sé. Un giorno si è messo pure con mio fratello a parlare e ci ha raccontato la sua vita. A me ha fatto molto piacere questa cosa. E poi ha fatto la sua mezz'ora a spiegare la sua materia. E invece alcuni professori che proprio... cioè, sei lì e dici, mi voglio sparare, perché questo qui... Arrivederci. Ciao, grazie. Ciao. Arrivederci. Okay. Arrivederci. Come si fa a uscire?